Mercoledì 24 marzo alle ore 18 presso la chiesa di San Biagio a Montecorice Cilento si terrà la veglia di preghiera in occasione della 29esima giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri organizzata dall'ufficio missionario diocesano della diocesi di Vallo della Lucania col supporto della commissione missionaria della Forania di Castellabate e l'ospitalità della parrocchia di San Biagio in Montecorice presieduta dal vicario generale Don Franco Pecoraro. A parlarcene attraverso un'intervista è Don Holgerd, parroco di Montecorice. Noi come ufficio missionario diocesano della diocesi di Vallo della Lucania ci inseriamo in questa corrente importante che la Chiesa nazionale italiana esprime con questa attenzione grande, profonda e giusta nei confronti dei missionari che hanno subito il martirio. Immaginate che nell'anno 2020 sono addirittura 20. E nel ventennio che va dal 2000 al 2020 sono 535, come ci informa Agenzia Fides. Noi come Chiesa diocesana, come ufficio missionario, vogliamo esprimere la nostra gratitudine al Signore per il dono della vita di questi fratelli che nel servizio incondizionato, incredibile, hanno speso la loro vita per le comunità che hanno servito con fedeltà enorme. E allora anche noi vogliamo fare, organizzare, partecipare insieme con tutti voi carissimi che avrete modo di, tramite Cilento Channel, di vederci e di partecipare, spero, in maniera molto attiva con la vostra preghiera. Vogliamo appunto fare questa veglia di preghiera in occasione della 29esima giornata di digiuno e di preghiera per i missionari martiri. Ecco, Montecorice sta vivendo anche per quanto riguarda insomma la pandemia da Covid-19 momenti insomma non proprio felici. Ecco, da parte sua, anche in occasione di questa giornata importante, un messaggio alla comunità prima insomma di salutarci, Don Holger. Senz'altro è un tempo molto difficile. Immaginate, qui faccio anche una parentesi, che nella Chiesa europea cristiana la seconda categoria più colpita da questo virus sono i sacerdoti. Dopo ovviamente tutto il corpo sanitario, dei medici, degli infermieri, che per tutti noi in questi mesi hanno dimostrato un'attenzione particolare e tutti quanti sono stati acclamati da noi eroi. Per la Chiesa italiana, per la Chiesa universale, eroi nel mondo cattolico sono appunto i missionari. Ecco, dicevo che secondo il rapporto delle conferenze episcopali europee sono addirittura 400 sacerdoti circa che da aprile 2020 fino a settembre 2020 sono stati sconfitti, la loro vita purtroppo è stata sconfitta dal coronavirus. Molti di loro sono appunto missionari che, ritornati dalle missioni, purtroppo con un fisico molto debilitato e logorato, perché il loro lavoro, non dimentichiamo, pastorale, si è svolto effettivamente nelle condizioni estreme. Da ogni punto di vista, igienico, sanitario, con mancanza di cibo, con delle forze sovraumane con le quali hanno servito la Chiesa annunciando Cristo. Ecco, la nostra preghiera, la nostra attenzione va anche a loro, perché per noi sono effettivamente degli eroi. E vogliamo abbracciare con questa preghiera, naturalmente, tutti quanti ammalati di Covid e anche le vittime di Covid. Oggi appunto il 18 marzo è stata giornata della preghiera, della memoria nazionale per le vittime di Covid e ovviamente da parte del mondo cattolico anche giornata della preghiera e noi continuiamo a farla. Vogliamo esprimere con questa via di preghiera naturalmente un grande inno di speranza, una voglia di speranza per tutti, per i nostri paesani, per la comunità di Montecorice naturalmente, ma anche per tutta la diocesi, per tutto il mondo che vive questa incredibile pandemia. Li vogliamo abbracciare con la nostra preghiera, ricordando tutti quanti, ecco, in maniera più giusta con la quale un credente può ricordarli, cioè con la preghiera stessa.
Assolutamente sì, e ricordiamo in conclusione l'orario, insomma, per potersi collegare con Cilento Channel e, insomma, seguire questa importante giornata dedicata alla preghiera. La veglia sarà trasmessa dalla chiesa di San Biagio in Montecorice alle ore 18 il 24 marzo. Ci inseriamo in questa giornata perché in questa giornata, 24 marzo, ricordiamo il martirio di un grande vescovo di San Salvatore, Oscar Romeo, che ha dato la sua vita, è stato assassinato durante la celebrazione dell'Eucaristia. Questa veglia sarà presieduta dal vicario generale Don Franco Pecoraro. Bene, noi la ringraziamo per la sua testimonianza, insomma, per il suo messaggio di fede, e diamo appuntamento ai nostri telespettatori il prossimo 24 marzo a collegarsi per questo importante momento di preghiera. Grazie a Don Holger. Grazie e vi aspettiamo tutti nella nostra chiesa virtualmente.